Il posto dove cercare il capo dei coltelli neri è proprio qui. Entrate in questa galera e una volta entrati lo sconfiggeremo e ci darà anche il suo spirito. Quindi ragazzi, vi auguro anche una buona visione. E niente, godetevi anche lo spettacolo perché io a questo l'ho ucciso solo con la magia e un po' con il fiume di sangue. Certo, era molto veloce. Non si stava un attimo fermo, quindi l'ho dovuto uccidere per forza con la magia. Non so se sono io forte perché faccio un sacco di danno essendo a livello 255 con intelligenza 60 e niente, fa veramente un sacco di danno la magia più il bastone che c'ho, quello di scintipietra a livello 10. Vorrei raccontarvi una cosa. La prima volta che conobbi questo tizio, un suo seguace, si trovava lì alla capitale e io ero livello 80. 80 e in mano avevo solamente la luna velata e sono morto ben più di 20 volte e era un po' difficile da uccidere. Questo invece rispetto agli altri sembra moscio moscio, ma niente di che. Guarda, avete visto? Mi ha dato un colpo, non mi ha fatto un cazzo. Un'altra cosa, fate molta attenzione alla sua mossa da infame. Capisco che fa la sua mossa tipo lancia quella scia, ma invece no. Lui corre molto velocemente verso di voi, vi prende e vi accoltella e vi toglie tutta la vita. Ha messo tutta la vita e mi ha lasciato con 50 PV. Ecco, questa è la mossa che vi dicevo. Ok, una volta ucciso vi darà il suo spirito, veramente bellissimo. Potenziatelo fino a livello 10, se non sapete come potenziarlo, prendete tutte quelle piante, ci ho fatto anche un tutorial su come trovare tutte quelle piante della convallaria spettrale. Quindi ragazzi, se il video vi è stato utilissimo, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!